Eccoci di nuovo insieme amici sportivi, allora una domenica particolare, veramente permettetemi di salutare già in collegamento con noi un grande del personaggio del mondo del calcio soprattutto e non solo, ma anche un passaggio qui a Roma con la Lodigiani. Parliamo di Maurizio Viscidi, allenatore nonché responsabile delle nazionali dall'Under 15 all'Under 21. Buonasera mister. Buonasera a voi, grazie dell'invito. È un piacere e un onore, quindi veramente averla anche se in collegamento Skype, naturalmente però per noi è un piacere perché possiamo parlare a 360 gradi e dato che questa è una trasmissione che dura da 37 anni, ci occupiamo del settore giovanile e dei dilettanti in modo particolare, ma anche del professionismo, naturalmente quando c'era la Serie C qui su Roma, quindi per tanto tempo la Lodigiani, poi c'è stata la Cesco Roma, questa volta per questo periodo purtroppo manca il grande calcio a Roma. Quindi lei c'ha questo ricordo della Lodigiani, ne dico bene? Beh, io ho fatto 2 anni a Roma con la Lodigiani indimenticabili, sono stati 2 anni ricchi di esperienza, ricchi di soddisfazione, 2 anni che poi mi hanno permesso di andare ad allenare in Serie B. E soprattutto giocando il sabato, eravamo solo noi e la Pro Sesto in quegli anni che si faceva l'anticipo, le domeniche erano tutte alle ore 15 la Serie A e la Serie B, quindi noi al Flaminio avevamo tantissimi addetti ai lavori che si davano appuntamento perché eravamo l'unica partita del sabato a Centro Italia e quindi ho avuto modo anche di conoscere, di farmi conoscere da tanti addetti ai lavori. E per me è stato anche quello un ulteriore momento di crescita e quindi posso solo parlare bene della Lodigiani, ce l'ho nel mio cuore, sento spesso il presidente Malvicini. Esatto, grande Malvicini, esatto. E anche il direttore che avevo, Sagramola, quindi io sono ancora legato a loro e grato soprattutto. Ecco, a loro. Mister, vogliamo dire che ecco, la Lodigiani io me la ricordo ancora con grande piacere, allora nel settore giovanile non aveva nulla da invidiare alle blasonate, ai professionisti come Roma e Lazio, no? Già allora la Lodigiani quasi dettava legge. Era un settore giovanile intanto numerosissimo, perché io tra l'altro vivevo la Borghesiana, al pomeriggio venivamo invasi da bambini, ragazzi di tutte le età, c'era una grandissima attività sia a livello di quantità di ragazzi ma anche di qualità, perché poi c'erano anche degli allenatori che sapevano insegnare. Era un ottimo settore giovanile, ottimo, e non so se potesse essere considerato a pari di Roma e Lazio, ma se non era pari era di un millimetro solo sotto. Assolutamente. Era veramente pochissima la differenza e soprattutto la cosa bella della Lodigiani è che poi permetteva ai giovani di debuttare in prima squadra, quindi il percorso era un percorso molto lineare. Era un serbatoio veramente per tanti giovani, poi arrivare in squadre blasonate come Inter e via di seguito. Oh, io tra l'altro non sono da solo, ho in studio Viscidi, abbiamo Simone Capone che fa parte della redazione della nostra trasmissione. Ciao, buonasera, Simone. Buonasera. Poi buonasera. Massimo Corinaldesi, anche lui ha avuto un trascorso, non era più la Lodigiani, ma sulla cenere naturalmente della Lodigiani c'è stato Cisco Roma prima e poi Atletico Roma, no? Massimo Corinaldesi, direttore generale. Sì, poi il mister non si ricorderà, ma mi ha fatto lezione a Coverciano durante il corso. Ah, quindi sì. Anche in passato, naturalmente. Probabilmente non credo si ricorderà, è passato un po' di anni. Esatto. E poi abbiamo un giovane allenatore, e poi parleremo tanto di giovani, sia di calciatori che di allenatori, che è Mazza, che fa parte della Juniores Nazionale del Trastevere. Buonasera, che è la a tutti. Capolista del girone D. Ma poi ne parleremo, però questo 2-2 è giunto proprio all'ultimo secondo, Mazza. Sì, sì, proprio all'ultimo respiro, perché poi l'arbitro ha fischiato la fine. Esatto, quindi oggi c'era questo incontro qui della capolista Trastevere contro il Montevarchi, primo e secondo scontro decisivo, sono rimaste i tre punti di che separano naturalmente la vetta per il Montevarchi, però Montevarchi ha una gara da recuperare. E dolcissimo punto, ma non ultimo, come sempre, il nostro Andrea Diric, la nostra coscienza per il mondo dei dilettanti. Ciao direttore, buonasera. Allora, intanto per la gara dei Cerveteri, ancora 4-3 il risultato finale, però non finale, mancavano 8 minuti, ma siamo ormai quasi allo scadere, da un momento all'altro arriverà il finale. Anche loro collaboreranno per qualche domanda con me, Viscidi. Io volevo ricordare un po'
quello che lei, diciamo, ha fatto, anche se molto giovane, però veramente da ricordare che nel 97 ottiene la licenza UEFA per i professionisti, classificandosi al primo posto con la tesi sui movimenti d'attacco nel sistema 4-3-3. Quindi parliamo già del 97 e lei già aveva visuale allargate, naturalmente, no? Allora, posso adesso dire una cosa, visto che è andato in prescrizione. La tesi l'ho sicuramente scritta io di mio pugno, però io avevo un grande vantaggio. Stavo a Roma, sì, e andavo a vedere gli allenamenti di Zeman a Formello, che era l'altro in quel periodo. E quindi con block notes e penna mi scrivevo tutti i movimenti d'attacco e su quello ho costruito una tesi. E infatti, quindi devo ringraziare Zeman. Gli faccio subito una domanda, diciamo, perché so che ha collaborato soprattutto quando è stato responsabile della nazionale, la nazionale adesso con Mancini, ma qualche anno fa con Conte, allenatore attuale dell'Inter. Mi, sì, risulta, no, Nuccellini mi ha detto anche che forse c'era la possibilità di seguirlo all'Inter, no? Allora, innanzitutto io devo ringraziare Conte, perché quando è venuto in nazionale si è subito fidato di me e praticamente Conte in teoria era il coordinatore di tutte le nazionali. In pratica aveva visto che era difficile fare questo lavoro di nazionale A e tutte le giovanili, allora mi disse: Maurizio, il quotidiano lo gestisci tu, se ci sono dei problemi poi mi coinvolgi e prendiamo delle decisioni importanti insieme. E subito, diciamo che era partito in modo scettico Conte. Io gli dissi anche: guarda Antonio, il mio contratto scade tra 3 mesi, non è un problema. Dopo penso un mese Conte mi disse: Maurizio, allora andiamo avanti con il progetto e agli europei ti voglio con me, perché mi fa piacere confrontarmi. E quindi sono stato anche collaboratore di Conte, anche se in nazionale A ho fatto il collaboratore tattico di Prandelli precedentemente all'Europeo 2012 e allo sfortunato Mondiale 2014. Ha cambiato un po' la tattica, non 4-3-3, insomma, su questo 3-5-2. Adesso è di attualità criticare il gioco dell'Inter, il tuo pensiero? Ma non è più un problema di 4-3-3, 3-5-2, un problema è di calcio propositivo o non propositivo. Conte è sicuramente un allenatore molto concreto, preferisce abbassare la squadra adesso all'Inter perché ha dei giocatori, soprattutto Lukaku, che negli spazi sono devastanti. E quindi Conte, che è un allenatore molto intelligente, adatta il sistema di gioco alle caratteristiche dei giocatori. È un allenatore molto preparato, molto meticoloso, ha fatto un grande lavoro in nazionale, non lo scopro certo io. E quindi io posso solo, non solo ringraziarlo, ma parlarne bene. Ho imparato tanto da Conte, stando vicino a lui. Bene, a 24 anni, parliamo di Viscida, naturalmente, è tecnico nel settore giovanile del Padova, dove allena un promettente Alessandro Del Piero. Sì. Insomma, intuivi, avevi già intuito quello che poteva diventare poi Del Piero nel tempo? Del Piero è stata una delle mie grandi fortune, perché ci vuole anche fortuna. Io allenavo gli allievi del Padova, sono stato con la categoria giovanissimi campione d'Italia e con la categoria allievi vice campione d'Italia. E Del Piero faceva la differenza. Del Piero si vedeva che era un talento incredibile, un talento tecnico, di intelligenza. Pur non avendo una grande struttura fisica, aveva una grande velocità sia muscolare che di pensiero. È un ragazzo che si vedevano tutte le doti e per me era abbastanza... Quando andai al Milan, io dopo il Padova, dopo 5 anni di Padova andai al Milan, e al Milan mi dissero: ah, ma anche qui abbiamo dei giocatori bravi. Al primo allenamento, vedendo la differenza tra i giocatori che avevo a disposizione e Del Piero, sinceramente mi venne mal di testa. A 32 anni, quindi dopo questo passaggio per alcuni anni fino alla primavera del Milan, la sua prima panchina in una prima squadra di Serie C1 a Casarano. Inizia l'esperienza in Serie C, Serie B con Lodigiani, Pescara, Viterbese, Lucchese, Treviso, Vicenza e Modena. Nel 2000 entra nei ranghi della Federazione Italiana Gioco Calcio e qui naturalmente ha avuto come primo responsabile, anche c'era Rigo Sacchi, no? Che coordinava un po' lo staff. Sì, sono entrato in federazione nel 2010,
Dopo il mondiale del Sudafrica, che andò male, come tutti ricordate, la federazione decise di dare un nuovo impulso all'attività giovanile affidando ad Arrigo Sacchi il coordinamento tecnico. E Sacchi e Albertini mi chiamarono sotto un progetto che era partito dal presidente Abete e dal direttore Valentini di allora. Mi chiamò soprattutto Sacchi personalmente, mi disse: Maurizio, vieni con me nelle nazionali giovanili. Io avevo allenato, insomma, l'ultimo anno in Serie B, dissi: mister, che squadra mi dà? Nessuna. Dico: ma scusi, cosa vengo a fare? No, vieni a fare il mio braccio destro. E così nel 2010 involontariamente mi cambiarono ruolo, come si usa dire, no? Se fossi un allenatore. Dalla panchina mi ritrovai a fare il vice coordinatore di tutte le squadre nazionali e poi quando Sacchi decise di ritirarsi, di andare in pensione, la federazione mi diede la possibilità di diventare io il coordinatore. Ecco, però caro mister, poi sono passati tanti responsabili della nazionale come allenatori, però ecco, sappiamo che dall'estate del 2016 e diventa coordinatore tecnico delle nazionali giovanili maschili e dal luglio 2019, e qui è importante perché apriamo anche un argomento che ci riguarda molto in questi ultimi tempi, è componente della sezione per lo sviluppo del calcio giovanile presso il settore tecnico federale. Quindi ecco, è un argomento che a noi abbiamo voluto così sentirla, perché ultimamente, in seguito al discorso della pandemia, quindi il blocco dei campionati, soprattutto del settore giovanile dei dilettanti, perché bene o male nel professionismo vedo che in qualche modo qualche campionato riesce ad andare avanti. Si parla, si discute, diciamo da più parti, arriva, naturalmente noi abbiamo ospitati anche illustri ospiti, naturalmente anche non solo di Roma ma anche di tutta Italia, dove si stanno pronunciando a favore della possibilità del blocco dell'età delle categorie del settore giovanile. Non sì. So se lei concorda oppure ecco, se c'ha una visione diversa, diciamo, su questo aspetto. Allora, intanto partiamo dai professionisti. Nei professionisti questo blocco non ci sarà, perché noi siamo obbligati dalla UEFA a fare delle competizioni. Certo. E quindi ci siamo allineati alla UEFA già da qualche anno anche con la nomenclatura, cioè sono sparite le categorie come nomenclatura giovanissimi allievi, sono state introdotte le nomenclature UEFA, quindi under 15, under 16, under 17. La UEFA per la prossima stagione ha già messo in programma la ripresa dei campionati europei under 17 e under 19, che negli ultimi due anni, causa pandemia, sono stati cancellati. E quindi noi l'under 17 sarà fatta dai 2005, l'under 19 dai 2003. A livello professionistico stiamo allineati con la UEFA. Okay. Per quanto riguarda la parte dilettantistica, ci sono tante componenti che si dovranno incontrare per valutare la situazione. Io faccio parte di una commissione, però sinceramente ci sono tante componenti che devono parlare, ci sono anche persone più esperte di me nel mondo del dilettantismo. E quindi ci troveremo a Coverciano come sezione dello sviluppo del calcio giovanile, ma poi c'è il settore giovanile scolastico che dovrà prendere la decisione finale, sentita anche la Lega Nazionale Dilettanti, quindi è una decisione non semplice. Probabilmente, anzi senza probabilmente, verrò interpellato anch'io per sapere... Certo. Io, ma soprattutto la sezione della quale faccio parte, per sapere cosa pensiamo, ma l'argomento è talmente complesso e che coinvolge anche tante componenti federali che ci sarà un momento, chiamiamolo collegiale, di decisione, non la prenderà una sola persona così a cuor leggero. Allora, Vicini, c'è proprio Simone Capone che segue molto poi il settore giovanile qui nella nostra redazione. Una domanda su questo argomento, no Simone? Sì, mister, visto appunto il vostro lavoro per implementare sempre più il settore giovanile scolastico a livello nazionale, volevo un bilancio dei centri tecnici federali territoriali, una bellissima iniziativa che avete messo su ormai da qualche anno, quindi se si può tracciare un primo bilancio, anche se purtroppo immagino che negli ultimi periodi anche quell'attività sia stata fermata. Io la ringrazio per questa domanda, perché mi permette di anche dissipare qualche dubbio e magari far fronte anche a qualche critica che arriva a noi in federazione sui centri federali. Allora, innanzitutto i centri federali
forse sono stati presentati come una struttura per portare i giocatori in Nazionale A. Sappiamo benissimo che il percorso per arrivare in Nazionale A passa dalle società dilettantistiche, i cui giocatori più bravi vanno poi nelle squadre professionistiche per fare un determinato percorso, dalle squadre professionistiche poi noi delle squadre nazionali facciamo le convocazioni. Centri federali sono nati per essere presenti nel territorio. Adesso stiamo cercando anche di cambiare un po' l'indirizzo, cioè invece di concentrarci solo sul convocare il lunedì nei centri federali i ragazzi, stiamo cercando di diventare più presenti nel territorio per poter affiancare, aiutare i tecnici di società piccole nello svolgimento della loro attività con un criterio tecnico e anche educativo. I centri federali sul territorio sono molto importanti secondo me per il calcio femminile, perché danno la possibilità di aumentare il numero di bambine e la possibilità di, soprattutto per le bambine, di trovare dei posti dove giocare a calcio. Per quanto riguarda il calcio maschile, oltre a cercare di dare visibilità dei talenti che sono ancora nel calcio dilettantistico, noi sentiamo l'esigenza di affiancare le società dilettantistiche, soprattutto i tecnici delle società dilettantistiche, per dare un modello di lavoro e anche, se vogliamo, anche un controllo e un affiancamento educativo a quella che è l'attività. Ecco, questo è il compito, essere più presenti nel territorio. Ecco, a proposito, quindi veramente grazie anche a Simone, fra poco anche Andrea Dir che si interverrà. Una curiosità, tra l'altro, una piccola curiosità, volevo sapere, Vicini, quella bacheca alle spalle, naturalmente le maglie che hai dietro di te, una collezione veramente interessante. Sono numerose, guardiamo se riesco a far vedere. Come no, bravo, bravo, sei anche un ottimo regista. Allora, queste sono tutte maglie, alcune delle maglie, certo, delle partite internazionali che abbiamo il piacere di fare. Noi quando eravamo a regime prima del Covid, dovete sapere che tra tutte le nazionali maschili dall'Under 21 all'Under 15 facevamo in un anno dalle 90 alle 100 partite internazionali, che sono un'esperienza incredibile soprattutto per i ragazzi, ma anche per noi, coordinatore, tecnici, bello, e quant'altro. Quando si può si fa il cambio della maglietta e sapete tutti che siete appassionati di calcio quanto è bello avere una maglietta originale e sudata, anche se di calcio giovanile, ed è un bellissimo ricordo. E allora ecco, proprio sui giovani, che ne ha visti veramente tanti, volevo fare due domande. Una su qual è stato quello che magari aveva fatto intravedere le sembianze di quello che poteva diventare un futuro campione, diciamo, e poi hai avuto te soprattutto la delusione, diciamo, e invece quello che può essere oggi un nuovo campione del futuro, di quelli giovani che ancora magari non conosciamo a livello nazionale. È un po' delicata perché io devo essere un po' super partes. Allora, alla prima domanda, quelli che hanno fatto di vedere delle qualità da campione e poi non ce l'hanno fatta, purtroppo l'elemento determinante è sempre la componente psicologica, cioè magari sono stati giocatori che non hanno avuto quella determinazione e quella capacità agonistica da affiancare la capacità tecnico-tattiche. Allora faccio un nome, anche perché è nato nella mia città, di talento che è in Serie B, ma con il talento che ha non doveva stare in Serie B, doveva stare in altri palcoscenici, è Luca Vido. Mi permetto di fare il suo nome perché è nato a Bassano del Grappa, che è la mia città della quale vi sto parlando ora. Ha fatto le giovanili a Padova, dove ho allenato io, è stato al Milan, dove ho allenato io, ecco perché mi permetto di fare il suo nome, perché poi tra l'altro è un ragazzo al quale voglio bene. Spero che possa ritornare in Serie A, perché quello è il suo palcoscenico, un talento incredibile che deve cercare altre strategie per poter emergere. Quindi comunque è ancora giovane, sì, quindi l'età c'è, ancora è giovane. Comunque è un 97, quindi ha 24 anni, sì, quindi c'ha ancora. Purtroppo ha avuto delle occasioni e non è riuscito a esprimere il talento che aveva. A livello giovanile, io mi ricordo ancora in una partita Spagna-Italia, noi eravamo parecchio in difficoltà, la Spagna aveva sempre la palla, eravamo al centro tecnico Las Rojas a Madrid, la Spagna aveva spesso la palla, eravamo in difficoltà, Luca Vido ha preso due volte la palla nella nostra metà campo, se n'è andato in porta a fare gol, ha fatto 60 metri saltando tre spagnoli, cioè un talento impressionante, in un momento in cui veramente facevamo fatica a uscire dall'area con due passaggi. E per quanto riguarda il futuro del Piero, visto e considerate che l'hai visto crescere. Scusi, mi è un futuro del Piero, magari per vedere qualche giovane promettente che ci sarà nel futuro.
Beh, qua resto più abbottonato nei nomi perché devo essere super partes. La preoccupazione è che se continuiamo ad allenare così i futuri Del Piero, i futuri Totti, i futuri Baggio non li avremo più, perché stiamo allenando in modo troppo schematico, stiamo curando poco la tecnica, stiamo curando poco il dribbling e stiamo lasciando poco spazio alla creatività, alla fantasia. Quindi la mia preoccupazione è che i Totti, i Baggio, i Del Piero restano un ricordo, e questa è la mia vera preoccupazione per il futuro. Andrea? Sì. Andrea Dirichs. Buonasera di nuovo mister, innanzitutto buonasera. Approfitto per salutare veramente un grande allenatore che ci faceva divertire tanto, certo, in quei gloriosi anni 90 qui a Roma con la Lodigiani, e tra l'altro lo ricordava mister Viscidi, è un figlio di Bassano del Grappa, che è una terra storicamente generosa a livello sportivo, ricordiamo il grande Gigi Agnolin tra gli altri, insomma è una terra stupenda e che veramente merita tantissimo. Io ne approfitto per vestire i panni del messaggero, perché così mi è stato detto, da un suo ex allievo ai tempi di Lucca, Carlo Alessandri, che come lei saprà è stato recentemente anche eletto in quota consigliere nell'Associazione Italiana Calciatori, che sapendo della sua presenza qui nei nostri studi in collegamento ne approfittava per salutarla, la ricorda veramente con grande affetto mister. Quindi grazie. Più un messaggero, grazie. Diciamo. Beh, sì, noi speriamo di averlo presto tra di noi, certo, perché ci fa divertire anche come imitatore. Assolutamente. Oltre che essere un bravo atleta. Abbiamo una sorpresa, caro Viscidi, perché è proprio in questi giorni, o qualche tempo fa, c'è stato... Ma il messaggio riguarda anche... Il messaggio sì, era una domanda per mister Viscidi, però ha praticamente risposto nella chiusura della domanda precedente, perché chiedono... se possono nascere ancora Totti, Del Piero, Baggio qui in Italia, da cosa può dipendere dalla didattica calcistica attuale, non quindi come devono di cambiare volta. Un po' gli allenatori, speriamo, sì, in qualche modo. Vorrei anche aggiungere un altro aspetto, sì, se no sembra di aver dato solo colpa agli allenatori, non è solo colpa degli allenatori, è colpa anche degli smartphone, dei videogiochi e della pandemia, nel senso... Siamo d'accordissimo. Il talento che nasce si sviluppa poi, se questi ragazzi continuano a fare ore e ore di calcio, come si faceva una volta per la strada, calcio libero, dove si dribbla, dove ci si scarta, dove non ci sono... limitazioni derivanti dagli allenatori e quant'altro. Purtroppo il numero di ore che i ragazzi di questa generazione passano con la palla sono poche, quasi sempre sono solo quelle codificate nelle scuole calcio o nelle società, e quindi è molto difficile con quelle poche ore, sempre così collettive, organizzate, creare i futuri Baggio, Del Piero, Totti e così via. E allora la sorpresa era... perché abbiamo estrapolato un intervento di Demetrio Albertini, che naturalmente a San Marino, in occasione della consegna della panchina d'argento del 2020 ad Alan Conte, un allenatore, un giovane allenatore del San Marino Academy femminile, che ha vinto il campionato quindi per la Serie A futura. Sentiamo che cosa ha detto Albertini a proposito proprio della meritocrazia, e ogni tanto qui in trasmissione, soprattutto grazie a Michele Punzi, che è un direttore sportivo nonché vicepresidente dell'ADICOSP, l'associazione dei direttori sportivi, la menziona spesso questa parola. Sentiamo Albertini che cosa ci dice. La panchina d'argento, mister Conte arriva a certificare una crescita assolutamente esponenziale, a San Marino ora c'è la Serie A, e diciamo che il riconoscimento testimonia un po' il buon lavoro che è stato portato avanti negli anni. Diciamo che quello che dico sempre per esperienza personale è che poi lo sport è meritocratico, quindi se uno riesce a raggiungere un obiettivo, sicuramente prima di tutto c'è dietro un grande lavoro, grande competenza, grande organizzazione della parte della società, e quindi dico sempre che difficilmente uno che non si merita di vincere vince, è più facile che uno invece ha tutte queste carte per poter vincere che magari non riesce a raggiungere l'obiettivo. E allora, meritocrazia nel calcio, parliamo di calcio, si può parlare a 360 gradi in ogni attività, però per il calcio la meritocrazia esiste ancora? A mio modo di vedere sì, anche se spesso si sentono dei genitori che si lamentano che il proprio figlio non gioca perché loro non possono pagare e quant'altro. Guardi, io oggi sono stato a vedere
Vicenza-Brescia Under 17, perché io sono sempre nei campi del settore giovanile, come tutti voi, e vi posso dire che qualsiasi allenatore vuole vincere, e anche troppo vogliono vincere gli allenatori, nel senso che pur di vincere magari buttano anche la palla lunga avanti, e per vincere vanno in cerca dei ragazzi più bravi, e quindi veramente se uno ha delle qualità lo si vede, e c'è purtroppo fin troppe società che magari se lo contendono. Quindi io penso che ormai in Italia, se c'è del talento, questo non scappa, non viene dimenticato e non viene assolutamente lasciato da parte. La guerra è tra i poveri, cioè tra chi non ha talento. Allora, se uno non ha talento ed è figlio di nessuno, e uno non ha talento ed è figlio magari di una persona importante, nella guerra tra poveri forse quello che è figlio della persona importante magari un vantaggio ce l'ha, ma è una guerra tra poveri, tra chi non ha talento e chi non arriva, perché chi ha talento, io so bene, c'è un ragazzo che ha talento, che abita in queste zone, è conteso non solo dalle società italiane ma anche dalle società straniere, non vi faccio il nome perché non devo fare il nome, però un 2004 ho visto oggi il padre che non sa più come salvarsi. Quindi ripeto, il talento lo si riconosce, la meritocrazia ci deve essere. Proprio per il discorso di meritocrazia, noi a Coverciano, quando facciamo i raduni, li facciamo a porte aperte, perché io voglio che tutti sappiano tutto e che non ci sia mai l'ombra di qualcosa di poco lecito e di poco pulito, perché non c'è niente di meglio che, adesso vi spiego qual è il meccanismo, che permettere al talento di emergere. Allora io quando faccio le selezioni a Coverciano, con tutti i tecnici, con tutti gli osservatori, c'è sempre la squadra nazionale che incontra le varie selezioni, dei gironi, dei professionisti così. E faccio sempre questa battuta, dico ai ragazzi, chi di voi fa il centrocampista centrale? Allora alzano la mano e io gli dico, bene, ti puoi alzare, e faccio il nome del centrocampista centrale della nazionale, in questo caso capitano, si alza e dico, vedete, lui è il centrocampista centrale della nazionale, se siete più bravi andate in campo e lo fate vedere, ve l'ho presentato. E è successo in una di queste selezioni che c'era veramente un centrocampista centrale fortissimo, e il capitano della nazionale, centrocampista centrale, si è accorto che di là c'era un avversario forte che poteva portargli via il posto, ha fatto anche un'entrata dura per farlo fuori, al che io l'ho richiamato, e perché tra di loro i ragazzi sanno benissimo chi ha qualità, tant'è che poi quel ragazzo è entrato in nazionale, sono ancora loro due i centrocampisti. Ok. Mauro Mazza, te che sei un giovane allenatore e con il Trastevere quest'anno purtroppo sono stati bloccati i campionati, insomma i giovani di oggi, tu sei stato un grande calciatore anche se forse meritava una carriera anche più importante, ma ci sono i giovani che ancora, come hai sentito naturalmente, preferiscono altre attività rispetto al sacrificio del calcio? Ma sì, concordo pienamente con quello che ha detto il mister, nel senso che le generazioni sono completamente differenti. Ai miei tempi, per esempio, finivamo gli allenamenti ed andavamo in strada a continuare a giocare, ad allenarci. Adesso questo aspetto purtroppo non esiste più, non vediamo, se uno gira le strade non vede mai nessuno giocare a calcio. Questo sicuramente è un fattore che influisce poi anche sul livello, che attualmente è sicuramente più basso di quello che c'era una volta. Grazie. Allora, Vicci, veramente è stato un piacere. Sono trascorsi oltre 30 minuti, avevamo detto 15 minuti, però con lei è stato veramente un piacere. Sono certo che tanti addetti ai lavori, ma speriamo anche i ragazzi e i genitori, avranno seguito questa mezz'ora che noi avevamo anche promosso, diciamo, durante la settimana di questo intervento, e ci sarà magari una prossima volta. Chiudo questo intervento con una domanda che sta a cuore a tutti noi italiani. Ci saranno prossimamente gli europei, siamo in buone mani con la nazionale di Mancini, però io vado oltre. Abbiamo sempre sentito parlare in passato del calcio olandese, del calcio spagnolo e via, diciamo, e via di seguito, però quando si parlerà non solo in Italia ma soprattutto nel mondo del calcio giovanile italiano? Questa è una bella domanda. Innanzitutto concordo con lei che siamo in ottime mani con Mancini, che ha dato risalto al lavoro che abbiamo fatto noi nelle giovanili, ma anche i club, vero, dando spazio a molti giovani e ottenendo risultati con il bel gioco e facendo giocare i giovani. Quindi Mancini sta facendo un lavoro straordinario.
siamo in ripresa, siamo in risalita. Dobbiamo però, è quello che dico sempre quando vado a fare anche gli incontri con gli allenatori, ricordarci un aspetto, che noi italiani non possiamo essere competitivi sul piano fisico-atletico perché rispetto a altre etnie non siamo atleti come altre etnie che troviamo adesso nei campi di calcio. Quindi dobbiamo ritornare alla tecnica perché già nella tattica siamo bravi, anche troppo bravi, tutti gli allenatori italiani anche troppo bravi perché abusano. Dobbiamo ritornare alla tecnica per fare un calcio propositivo. Questo cambio di mentalità che Mancini sta accelerando, passando da un calcio un po' così difesa contropiede, che eravamo conosciuti per questo, non più applicabile soprattutto con i giovani, noi avremo del futuro delle soddisfazioni se riusciamo a ritornare a fare la tecnica per sommare le componenti tattiche che già abbiamo a quella tecnica, allora forse si parlerà del calcio italiano di nuovo. Ce l'auguriamo, ne vedo convinto Viscidi, quindi siamo anche qui in buone mani come responsabile delle nazionali giovanili dall'Under 15 all'Under 21. Grazie di essere state grazie. Con noi. Grazie a voi. È un piacere. Grazie a voi, speriamo, complimenti e buon lavoro. Grazie. Ecco, di rivederci magari in diretta qui nei nostri studi. Grazie ancora, buona serata.